Tu vieni con me. Lo sai cosa sono questi? Sono dei polpastrelli blu. Mi hanno preso le impronte. Ah, le mie già ce l'avevano, ti ricordi l'altra volta? Ma non hai capito? Le impronte a me, che tra 6 mesi ho il concorso per la cattedra, non lo puoi fare se hai dei precedenti penali. Va bene, dai, la serata è finita abbastanza male, ma io sono qui a chiederti scusa, sincerarmi che stessi bene. Non è abbastanza male, Giorgio, ci hanno arrestati. È finita malissimo, d'accordo. In tragedia, ma quello che c'è stato prima, dai, non è che si può cancellare così, dai. Perché che c'è stato prima? Ma come tutta quell'elettricità, io che ti dico frasi di senso compiuto. Tu vivi in un mondo tutto tuo, Giorgio. E non ti piace? No. No, non mi piace perché si finisce in galera. Tu vivi in un mondo tuo, ma il mondo non è tuo, è anche di altri. Non l'hai costruito tu come hai fatto con quella macchina. Forse dovrei. Cosa? Costruire un mondo tutto mio. Giorgio, era una metafora. Ma tu ci verresti? Non si può costruire un mondo. Invece magari sì. No, invece. Giorgio, anche se tu pensi il contrario, tu non sei un genio. Tu costruisci dei giocattoli grazie ai quali poi sistematicamente ti fai arrestare. E lo sai perché ti arrestano? Perché hanno ragione loro. Ma come ragione? Io devo andare. Ciao, Giorgio. Aspetta un attimo, dai!